Amici di Weekend Dance, lo spettacolo comincia da Lettere, in provincia di Napoli, location fantastica, Hotel Resort Paradiso, veramente un paradiso, backstage del calendario Ragazza Weekend Dance 2016, guardate il servizio. Se la donna è bella, o meglio, se la ragazza è bella, già di per sé il tocco di Ciro Florio diventa ancora molto, ma dico ma molto più bella. No? No, è chiaro che in questo momento storico, insomma, siamo di fronte a un momento in cui le donne veramente ne sanno una più del diavolo, perché con internet, con i tutorial imparano sempre di più, quindi sono ben informate, quindi gli operatori devono diventare ancora più informati e più forti. Beh, per questo calendario, diciamo così, lo stile praticamente resta un po' etnico, con delle onde molto romantiche, diciamo così, per la prima fase. Poi ci saranno alcune sorprese floreali che verranno nel secondo momento, poi adesso lo scoprirete. Ma non anticiparlo però, caro, adesso lo scoprirete, delle immagini che poi arriveranno di questa giornata qua in questo stupendo posto con siamo Dino. In paradiso qui a Lettere, guarda, siamo in paradiso, effettivamente non si può dire altro, siamo in paradiso. Il calendario non può mancare, perché il calendario è un momento di espressione di tutto il concorso, dove sono solo le concorrenti trovano praticamente spazio per poter soddisfare il loro ego sum e poter manifestare la loro bellezza, ma poi tutto all'equipe, il fotografo, l'organizzazione come nella vostra Dino Piacenti, gli operatori del settore come nel mio caso possono anche loro mettere un po' di propria fantasia e immortalare tutto in una foto che rimarrà per tutto l'anno. Posto bellissimo che si trova a Lettere, Hotel Resort Paradiso, e la presenza di Gigi Giordano, benvenuto su Weekend Dance. Buongiorno Dino, benvenuti a voi, grazie a voi di essere stati qui oggi con noi per questo calendario Weekend Dance. Abbiamo scelto la location giusta perché è un paradiso nel vero senso della parola, poi si avvicina Natale, anno nuovo, quindi cominciamo a dare e a fare gli auguri agli amici di Weekend Dance che ci guardano. Buon Natale e buon anno. Ragazzi, tanti auguri di buon anno, buon Natale a tutti voi, a tutti quelli che ci seguono, sia al Paradiso Resort che a Weekend Dance, a Dino Piacente, a tutti quanti voi. Assolutamente, una location bella per fare il calendario istituzionale di Ragazza Weekend Dance, giunto alla quinta edizione. Ci siamo innamorati di questo posto che si trova a Lettere, fantastico. Sì, veniteci a trovare quando ritenete opportuno farlo. Noi siamo tutti i giorni qui, ovviamente la nostra location ospita prevalentemente banchetti nuziali, quindi se vi dovete sposare siamo qui. Per altre feste magari abbiamo altri locali che prossimamente pubblicheremo, sempre con Weekend Dance. Assolutamente. E voi naturalmente continuate a guardare le immagini degli scatti del backstage del calendario Ragazza Weekend Dance 2016. Stage calendario Ragazza Weekend Dance 2016, ma guarda chi incontro qua, la vincitrice di quest'anno che si chiama Fulvia Perrelli. Allora, visto che bella location, Hotel Paradiso a Lettere, una bellissima location e adattissima al mood di questo shooting, molto 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 bella. E poi tutte voi, per realizzare questo calendario ci si scherza, ma è una cosa importante, no? Certo, certamente, sia per noi sia per la location. Per tutti. Quanti scatti fino adesso hai fatto? Parecchi?
parecchi con lo stesso outfit, sì. Un'altra protagonista del calendario che si chiama? Maddalena. Quanti anni ha? 18. Qual è il mese che ti rappresenta in questo calendario? Non lo so. Non lo so, ma... Un'idea? Voglio luglio. Luglio, verifichiamo dopo se è così. Emozionata per questa esperienza? Sì, tantissimo. Si gela, ma sono onorata di stare qui, sono molto felice, veramente. Avete partecipato alla finalissima del concorso, quindi è anche un premio meritato, no? Sì, sì, sì. Sono tutte molto belle, la concorrenza è stata dura e sono felice di aver avuto questa opportunità. Bene, continuate a guardare le immagini, siamo a Lettere Hotel Resort Paradiso, backstage, calendario Ragazza Weekend Dance 2016. Being young and so brave, I knew what I needed. I was spending all my nights and days, lay back, day dreaming. But look at me, I'm a big girl now. Said I'm gonna do something. Told the world I would paint this town. Now I bet you I'll run this. Un'altra ragazza che ha partecipato a Ragazza Weekend Dance quinta edizione si chiama? Alessia. Alessia, anche lei col backstage e gli scatti per la realizzazione del calendario Ragazza Weekend Dance. Tu quale mese rappresenti? Boom. Non lo so ancora. Però c'è sul calendario, quindi naturalmente è anche una curiosità, lo si sfoglia. Che emozione stai provando questa mattina? Bellissima, una bella emozione, nuova anche. Ti piace? Sì. Poi siamo in paradiso qua, hai visto? Sì, è bellissimo. Bene, allora ricordatevi, Alessia non sa qual è il suo mese. No, non lo so. Allora, forse maggio? Ottobre? Un'altra fanciulla che ha partecipato alla finalissima del concorso Ragazza Weekend 2015, che si chiama? Giussi. Insomma, bella esperienza questa mattina, no? Bellissima, una bellissima giornata con un complesso stupendo. Siamo in paradiso a Lettere, quindi. Paradiso, ovviamente. E poi sarà immortalata in un mese del calendario. Quale mese? Non si sa. Il mese non lo sappiamo, però la Giussi sarà sul calendario ufficiale Ragazza Weekend 2016. Ok. E il mese? That's his ass. All along she moves into a broken paradise surrounded by the colored lights. On and on she moves into a paradise without day and without night. Come siete belle, queste sono le ragazze che hanno partecipato alla finalissima di Ragazza Weekend Dance, quinta edizione, Magda Gaeta. Mi ricordo bene, giusto? Sì, sì, eh? Magda Gaeta. Allora, un'altra bella esperienza è il calendario. Vi siete riunite per divertirvi, fondamentalmente è un divertimento, no? Sì, 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 un divertimento e spero si concluda bene. Magda, tu che mese rappresenti, ti ricordi? No, in verità ancora devono decidere. Spero senso. Maggio, quando diciamo il mese che sono nata. Quindi maggio, quindi... però non te l'hanno detto, non ti ricordo. È una sorpresa. Oh, nessuna si ricorda qual è il mese che lei rappresenta. Com'è possibile? Il tuo nome? Alessia Prisco. Ma so, fa freschino, eh? Abbastanza. Abbastanza. Felice di questa esperienza? Sì, tantissimo. Insomma, partecipare alla realizzazione di un calendario è sempre una esperienza positiva, no? Sì, bellissimo. Il mese che ti rappresenterà quale sarà? Non lo sa nessuno. E io faccio sempre la stessa domanda. Secondo te? Così io direi novembre. Probabile. O agosto, agosto va bene così, no? Sì, tanto. Ti chiami? Alessia Prisco. Mi raccomando, sfogliate il calendario, forse ad agosto la troverete vestita così. Boh. Boh. Ben ritrovato Fausto, in ottima forma, eh? Grazie, grazie anche a te. Questa mattina dalle 8 per realizzare il calendario Ragazza Weekend Dance 2016 qui in Paradiso a Lettere. Come al solito. Assolutamente. Ormai sei il nostro ospite. Faremo tante cose belle insieme per il 2016. Questa è la seconda cosa che facciamo insieme. Il 2016 ci aspetta anche altre tantissime cose. Assolutamente. Quindi continuiamo a lavorare. Grazie sempre grazie per la vostra grande professionalità e disponibilità. Grazie a tutti quanti. Grazie a te, grazie a tuo figlio e a tutti quanti le ragazze, i ragazzi che stanno qui da stamattina per far sì che anche per il nostro locale è un'ottima pubblicità. Assolutamente. Buon Natale, buon anno Fausto. Grazie a te, grazie a tutti quanti voi e buon Natale a tutti.
un'altra partecipante protagonista del calendario che si chiama? Ilaria. Insomma, dopo la bella esperienza della finalissima, un'altra esperienza del calendario, no? Sì. Ti piace questo posto, la location? Sì, sì, la location è molto bella, mi sto divertendo e... Vi siete svegliate un po' presto tutte stamattina, eh? Di domenica, però per non fa niente. L'importante è realizzare cose belle, no? Auguri buon Natale anche ai nostri amici che ci guardano da casa. Auguri a tutti. Che mese sei sul calendario? Ancora non me l'hanno detto. Nemmeno tu lo sai? No. Lo chiedo a tutti, ma nessuno mi sa dire che mese è. Secondo te quale mese potresti essere? L'anno scorso sono stata aprile, quest'anno non lo so. Poi vi faccio sapere. Vi presento Lena Di Nardo. Alessia Altieri. Insomma, una giornata bella e siamo in un posto fantastico a Lettere, Hotel Resort Paradiso. E il paradiso è veramente, perché il panorama è stupendo. È mozzafiato. Ti piace questo posto? Bellissimo. Bella esperienza per il calendario? Sempre bella esperienza con Weekend Dance. Vi state divertendo molto? Tantissimo. Tu? Sì, assolutamente. Ma i vostri mesi rispettivamente sul calendario quali sono? Ve li ricordate? No, in realtà no, però sarà una sorpresa. Ho capito, ma tutte così mi dicono. Tu ricordi il tuo mese di appartenenza? Assolutamente no. Non ricordano i loro mesi di appartenenza. Va bene così? Magari quale mese vorresti essere? Un estivo. Un estivo? Sì. Sì. Novembre? No, è no, proprio novembre. No, no, no. Proprio novembre no. Luglio, sì. Tu? Agosto. Vabbè. Lo scopriremo sfogliando il calendario di Ragazza Weekend Dance. Salutate! I'm gonna run into a bar. Just hit the stage with my guitar. I'm gonna sing and take a chance, take a shot and then we'll dance. Una struttura bellissima, Hotel Resort Paradiso a Lettere, ma a Gigi volevo chiedere, ma da quanti anni esiste questa struttura fantastica? Dino, questa struttura esiste dal 1957, la mia famiglia, la famiglia Giordano, gestiamo questa attività con passione e dedizione, curando sempre i particolari con molta professionalità. Questo oggi fa sì che la nostra struttura sia una delle strutture più ricercate dalle coppie di futuri sposi che quotidianamente si accingono in sede per un eventuale preventivo di nozze. Assolutamente, quindi le coppie naturalmente che ci stanno seguendo su Weekend Dance in questo momento, o a tutte quelle che sono magari già state qui e hanno consumato il loro matrimonio. Io dico pure alle future coppie, veniteci a trovare, siamo in provincia di Napoli a Lettere. Prendete l'autostrada 3, seguite le indicazioni stradali, uscite a Gragnano. Una volta uscite a Gragnano, proseguite per Lettere, una sola strada. L'importante è non seguire il navigatore satellitare che vi porta su una strada ancora in costruzione. Insomma, sei fantastico, hai più notizie tu che il navigatore, se chiaramente vieni inserito con la strada. Però la cosa importante, possono anche telefonare, pagina Facebook, diamo ancora altri contatti. Ok ragazzi, per quanto riguarda invece i contatti, 081 802 1057 per il numero di telefono, per Facebook la pagina si chiama Gigi Giordano Lettere oppure Hotel Ristorante Paradiso di Lettere. Seguiteci, tutti i giorni pubblichiamo costantemente foto di, aggiornato sempre, aggiorniamo tutti i matrimoni che facciamo, qualche foto la pubblichiamo quotidianamente da aprile a novembre. Avete capito bene? Qui c'è il paradiso e neanche a farlo apposta, si chiama Hotel Resort Paradiso a Lettere. Io ringrazio Gigi Giordano e noi continuiamo a fare scatti fotografici perché bisogna realizzare il calendario Ragazza Weekend Dance qui nel tuo posto. Grazie Dino, grazie di aver scelto la nostra location per questa manifestazione. Tanti auguri, buon Natale, rinnovo gli auguri a tutti quanti, a tutti i telespettatori. Vi aspetto in paradiso per qualsiasi cosa.
una squadra professionale competitiva per la realizzazione del calendario ragazza Weekend Dance 2016. Vi presento la signora Maria Pia. Buonasera Dino. Il fotografo Enzo. Buonasera Dino. E il fotografo Pietro Cortini. Buonasera Dino. Allora, una grande emozione, una location fantastica, bellissima. Siamo in paradiso qui a Lettere, Maria Pia. Siamo davvero in paradiso, è una location davvero particolare. Infatti abbiamo sviluppato uno stile molto romantico e anche un po' boho chic, quindi questo è il tema, diciamo, no? Sì, il mood. Sì. Il mood che abbiamo individuato per questo calendario di quest'anno, quindi molto romantico, ma che sia anche un po' attinente alla natura, visto che ci sono tantissimi spazi verdi, e, insomma è anche molto raffinato, quindi è un po' di stile romantico. Sono raggruppati tutti gli stili. Sì. Per una sì. bella fotografia. Per una bella fotografia. Ed eccoli i personaggi, i fotografi, insomma abbiamo fatto degli scatti importanti alla ragazza che erano tutte bellissime. Tutte bellissime come sempre Dino, anche come diceva prima Maria Pia, location bellissima, siamo in paradiso. Quindi 12 angeli fotografati. Esatto, è bella questi 12 angeli Pietro, no? Vabbè sì, ma d'altronde dal concorso ragazza Weekend Dance escono sempre buoni prodotti che poi chi in un modo e chi nell'altro fa sempre carriera e strada in questo settore. Chiaramente questa è una squadra che ci ha seguito per tutto il tour, ci segue col calendario e sicuramente ci seguirà anche per la sesta edizione che comincia nel 2016 a maggio. Vabbè, sicuramente faremo sempre meglio. Assolutamente, eccola qua, Pietro Cortese, Maria Pia ed Enzo Colono, un saluto e uno scatto fotografico adesso da parte vostra alla telecamera di Weekend Dance. Scatto, eccola! In front of you, these boots are made for walking. That's just what they'll do. Un paradiso al resort di Lettere, una location fantastica per questo gran bel calendario 2016. Assolutamente sì, è la chiusura di un anno per quanto riguarda il concorso ragazze Weekend Dance, una location fantastica. Un posto bello, salutiamo Gigi Giordano naturalmente per l'ospitalità, le ragazze, tutta la nostra squadra altamente competitiva, trucco, parrucco, insomma non ci siamo fatti mancare nulla. No, anno per anno, anzi lo staff diventa sempre più grande per cercare di raggiungere poi il massimo. Assolutamente, il calendario naturalmente è distribuzione gratuita, quindi non si paga, lo regaleremo a quelli più fortunati, ma sicuramente sarà un bel ricordo anche per le partecipanti che lo hanno realizzato. Assolutamente sì, naturalmente le famiglie sono le prime persone che devono avere questo e poi un po' tra le nostre aziende e poi durante le nostre serate. Stop into a church. I pass along.